Il Club della Risata svolge la sua attività ad Arco, quale promotore di aggregazione sociale e di benessere. Agostino Ronzullo e Maria Silvia Stefanoni propongono questa attività che combina esercizi che stimolano la risata incondizionata e la respirazione yoga. Tutti sono in grado di ridere, anche senza umorismo, barzellette o comicità. Attraverso la risata definita simulata, ben presto si giunge alla risata spontanea, che diventa quindi un esercizio fisico che si pratica in gruppo. Siamo andati a vedere una serata per capire di cosa si tratta. Cosa significa lo yoga della risata? Lo yoga della risata è un movimento nato nel 1995 da un'idea geniale del dottor Madan Kataria, il quale stava conducendo delle ricerche sugli effetti positivi e benefici della risata e ha voluto provare su di sé questa tecnica. In 20 anni lo yoga della risata è arrivato in tutto il mondo, in oltre 72 paesi, ci sono più di 16.000 club e oltre 200 club solamente in Italia. È un movimento in grande espansione, questo perché lo yoga della risata riesce a portare più benessere, più felicità e più gioia. I Che tipo di attività fanno i partecipanti? partecipanti al club della risata semplicemente fanno dell'attività fisica e viene stimolata la risata. La risata che inizialmente può essere spinta, spintetta anche noi lo chiamiamo spintanea, ma poi diventa naturalmente spontanea. Questo cosa accade con questa tecnica? Accade che la nostra capacità polmonare viene utilizzata in pieno, quindi ci sarà una respirazione di pancia e invece di soffiare fuori l'aria come si fa di solito, la si farà facendo questo suono, il suono della risata. Allora, al Club della Risata ci si ritrova proprio per prendersi cura del proprio benessere, per poter ridere e lasciarsi ridere, perché tante volte a casa non è possibile tenere la risata tecnica, diciamo così, e come dovrebbe essere fatta per ottenere dei benefici provati scientificamente. Secondo la scienza noi dobbiamo ridere per 12-15 minuti consecutivi con una risata forte, come diceva lui prima, e questo non sempre è possibile a casa, anche perché se a casa non ho l'occasione per ridere, questa cosa non è lasciata al caso, quindi non va assolutamente a produrre gli effetti benefici che abbiamo bisogno. Gli effetti benefici della risata riescono a far produrre al nostro organismo tutta una serie di endorfine e ormoni atti a far diminuire i dolori e a migliorare lo stato di salute. Tra tutti aumenta la felicità. Il club è un luogo protetto dove non c'è giudizio, dove ci si lascia ridere, dove ci si incontra, ci si aggrega, si cambia l'umore, si cambiano quindi gli stati del nostro fisico, si migliora, si cambia, perché come dice il dottor Kataria, quando tu ridi cambi e quando tu cambi anche il mondo intorno a te cambia. La mission dello yoga della risata è proprio promuovere la pace nel mondo attraverso il potere della risata terapeutica, questo è importante. Quindi, come un esercizio di gruppo, i partecipanti si incontrano e attraverso degli esercizi che vanno a stimolare la risata, quindi a ritrovare la giocosità dei bambini, che ricordiamolo ridono tantissimo rispetto agli adulti, e viene stimolata la risata e associata al pranayama, che è la respirazione dello yoga, dove l'espirazione è più lunga dell'inspirazione e questo porta a tutta una serie di benefici. Quindi si fa dello stretching, si fa dei movimenti, si coltivano i quattro elementi della gioia, quindi cantare, ballare, ridere, giocare e si passa per un'ora del tempo a prendersi cura di sé, perché quando si ride la mente è come se venisse spenta, quindi tutti i problemi, tutte le difficoltà,
tutto quello che non va viene disattivato, viene lasciato fuori. Questo è il grande potere dello yoga della risata, perché è immediato, cioè tutto il nostro stato d'animo cambia immediatamente. Questa è una cosa veramente importante, per cui le persone che non, tante volte non hanno la possibilità di uscire, di incontrare gente, di poter ridere per qualche cosa, perché oggi come oggi non è facile magari trovare dei motivi per ridere, possono farlo attraverso la partecipazione in un club della risata, come ce ne sono tanti nel mondo, e questa è una cosa secondo me bellissima.